Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Sto registrando per la prima volta con la webcam nuova e se notate qualche impostazione non ancora al massimo, lo sto usando come test questa intro. Fatto sta che vi ho lasciato tanto tempo senza la carriera simulata di Zion, ma siamo tornati tra l'altro in un momento clou importante dove la carriera di Zion potrebbe svoltare da superstar globale a Goat. Vediamo come va a finire, buona visione, lasciate un mi piace e venite a trovarmi su Twitch in questi giorni che testiamo per bene la nuova webcam con il talk show, reazione a partita, NBA 2K, rebuilding, come sempre, vi aspetto. Io direi che, come si diceva prima, per delle incongruenze con l'amico e compagno di squadra Cunningham che hanno portato poi all'esclusione al primo turno di playoff, alla delusione, alla critica forte da parte dei media e al fatto di una allontanamento tra Zion e Cade, come volete chiamarlo, il buon Cunningham, non si scrivono più, sono bloccati su WhatsApp. Stephen A. Smith diceva che addirittura Zion Williams hanno già unfollowato i New Orleans Pelicans e Cunningham da Instagram, da Twitter e da Facebook. Pensate un po', incredibile, Facebook nel 2030 neanche esisterà più probabilmente. E quindi sembrava una voce di mercato, ma è ufficialmente vera, veritiera e al 100%. I giornali olografici del 2031 dicono che questa trade sa da fare, ovvero Zion Williamson dopo 10 anni di onorata carriera ai New Orleans Pelicans sta per approdare ai Dallas Mavericks in cambio di RJ Hampton e Lowell Waiters. Abbiamo 2,92 e 2,99 di overall, adesso cerchiamo magari di aggiustare. Ok, allora abbiamo la prima partita, io voglio giocare almeno un pezzo. So che tanto non ci saranno più bu del solito perché il gioco non, vabbè, non chiedo che possa fare queste cose, però ce li metterò io in editing e andiamo a viverci la, tra l'altro 17-13 i Pelicans senza di noi, attenzione, noi 16-12, occhio che se mi salta fuori una serie di playoff impazzisco. Ma scusa, ma la presentazione della squadra in trasferta dov'è? Oh, ma non ce l'hanno fatta vedere. Ma io sono venuto qua solo per vedere la presentazione per poter metterci Non ne fa una giusta questo dannato videogame, oh madonna mia. Ci siamo, numero 1, maglia Dallas Mavericks. Per la prima volta torniamo nella casa dove abbiamo vinto 3 titoli se non sbaglio. Sinceramente non mi ricordo, non vorrei dire cazzate. Ingram ancora la foto con la maglia dei Lakers, Omega Lul. Palla 2, ed eccoci qua, si vola, palla per noi. Non ho mai giocato con i Mavs, quindi non so neanche come possano apparire gli schemi, le cose. Adesso vediamo. C'è un'uscita dai blocchi per qualcuno? No, andiamo a fare un end-off con Luca Magic. Portiamo un blocco per lui che quasi perde palla. La prima azione non è fantastica. Sbagliamo, infatti, ok. Eccoci qua. Passano gli anni, migliora il tiro, sarà quello che volete, ma la sicurezza di Zion rimane questa. Dentro con la fucking moto per il 4-2, primi due punti da ex. Questa maglia dei Mavs mi piace tanto, la vorrei tantissimo, di Doncic. Dammi questo fucking rimbalzo, bah, sgonfiata la palla. E si vola, cost to cost, dentro con la moto. Portatelo in post basso che lui è la guardia. Lì così non può marcarti, vai a schiacciare, let's go. Sì, Doncic, eccolo qua. Finalmente, questo volevo vedere. Questo volevo vedere, la connection tra i 2,99 di overall. Luca Doncic, pick and roll con Zion Williamson. Easy assist, adesso aspettiamo una loop, spattiamo qualcosa di carino. Olè, post fade questa volta. Niente, 14 punti nel primo quarto. Noi ce la stiamo mettendo a tutto per fare il figurone e zittire i buu dei tifosi. Ma al momento non basta. Cioè, per noi basta, ma cazzo, Cunningham sembra Kevin Durant mischiato a Magic Johnson. Ok. Dai, non può marcare questo, And one! 50 glieli facciamo a questi! 50 al ritorno ai Pelicans! Che cazzo me ne frega! 50! Thor, alzami sta cazzo di palla. C'è del risentimento con questo fallo, Let's go!
sulla serie dei 24. Quanti sono? 26 a fine primo quarto. Oh, più 2 a metà secondo quarto, rientriamo, ci hanno fatto uscire 26, 8 e 1 al primo quarto, così. Ridendo e scherzando. 2. Vabbè, devi darmi sta palla adesso, dai, su, andiamo avanti. Abbiamo guardato abbastanza la partita. Bella palla per Doncic, al contrario questa volta, l'assist. Bello, bello. Si ricomincia il secondo tempo. Sento ancora gli urli, sweet nabo dalle tribune. Bella difesa di Doncic per iniziare il secondo tempo. Bel rimbalzo da parte nostra, arriva la doppia doppia. Partiamo in transizione, riprendiamo dove avevamo concluso il primo quarto. Dentro con la moto, non ci sposta nessuno. Cunningham, levati. Dritto per dritto, dritto per dritto. Ah! Steli, benvenuto, let's go. Eurostep per Zion, let's go. 12 a 4 di parziale, appena detto. Cerchiamo di farlo diventare 14, allora. Con questa tripla. Let's go! Green light, baby! Green light, baby! 15 a 4, 39 per Zion. Mezza fuga da parte dei Memphis Grizzlies, dei Mavericks. Ma che sto a dire? Non ha saltato. Ma Cunningham! Zitto! Cunningham, silenzio! Silenzio, Cunningham! 41! Oh, mi hanno cambiato, attenzione, più 15 addirittura. Holy shit! Ok, tredicesimo rimbalzo che serve anche per la sfida. Non so se vale ancora, ma io me la sono messa in testa. Via dalle palle. And one, baby. And one, baby. Bravo, vai da solo. Che caso mai prendo rimbalzo io? Vabbè, se non mi marchi, io prendo rimbalzo. Schiaccio e faccio pure un tiro libero in più. Tiè, Ingram, grazie. 46, 14 e 5 per noi. Let's go! Carirai probabilmente. And one, tra l'altro, la schiacciata. Impeto attivato. Adesso si rompeva l'ultima azione, impazzivo. 61. 61 per Zion al ritorno a New Orleans. Se l'era segnata la partita. 61, 17, 7. Un recupero, 4 stoppate, 0 palle perse. 2 su 8 da 3 punti, non benissimo, devo dire la verità. Chi cazzo è questo? Mi scusi. Ma come? Ma in che senso? Ma mi scusi. Perché Scott Brooks è l'allenatore dell'anno se gli Oklahoma City Thunder sono secondi? Ma mi scusi, eh? Proviamo a chiamare subito palla di qui? No, ok, ascoltiamo per ora lo schema. Tanto ce la daranno di qua probabilmente. No, pick and roll, ci sta. Ok, io taglierei forte a canestro. Proviamo a battere l'esterno in palleggio e ne appoggiamo due. Ok, meno 4, 3 minuti alla fine. Ha schiacciato per caso? Lì, let's go, meno 1. Let's go. Qua è bella che è finita. Che fa? No. Ma che cos'è sta azione della CPU? C'era il pick and roll per Doncic. Ma perché l'ha passata? Prima testa di serie, usciamo al primo turno. Benissimo. È vero che abbiamo quasi rimontato dal 3-1, però se potevamo fare a meno di andare 3-1 era piuttosto meglio, diciamo così. Minnesota Timberwolves vincono il titolo con Carmelo Towns MVP contro i Detroit Pistons. Non voglio neanche sapere che... Ma i Detroit Pistons, J.R. Smith Jr., no, Jabari Smith. Tim Hardaway Jr. si ritira dai nostri, anche Covid, o no? O sì, in realtà. però, scusami, Facciamo una cosa del genere, va. Mi scusi, Mamma mia, che tragedia. Vabbè, una buona stagione per Zion, per l'amor di Dio, anche se... Si spera sempre in qualcosa in più. E vabbè, niente Mavs quindi. LOL. Però non sia l'inizio della fine per la nostra carriera. Allora, abbiamo Zion di nuovo nel secondo quintetto. No, primo quintetto difensivo, scusatemi. Primo quintetto difensivo. E Luca Doncic, terzo quintetto NBA. Immagino...